Francesco Riccardo, titolare di Zwicky, nel centro del Molise. Perché oggi questa protesta, questa serrata? È semplice il motivo, perché ormai sono circa 6 mesi che noi siamo obbligati a dover rimanere chiusi durante il fine settimana ed è un periodo della settimana importante per noi, per il commercio, che garantisce posti di lavoro che sono garantiti dall'introito stesso, che viene meno, e quindi siamo costretti a dover far leva su cassa integrazione e tante altre misure. E dunque oggi è un messaggio che noi vogliamo mandare e credo che sia giusto e doveroso farlo, perché parliamo di una struttura che paradossalmente potrebbe essere più sicura di un centro urbano, in quanto attraverso le porte basterebbe chiuderle oltre un certo numero di persone e garantire il distanziamento richiesto, cosa che in un centro cittadino non può essere fatto, e più volte è stato sottolineato a questa possibilità. In termini percentuali, diciamo così, quanto si è perso in questi mesi? Un 35-40% può incidere un fine settimana, quindi sono bei numeri. E sono 6 mesi, ripeto, che noi siamo chiusi, e ci tengo a precisare che nei 5 giorni di apertura noi cerchiamo di vendere a persone che non hanno in realtà un pretesto reale nell'acquistare, perché ormai noi viviamo un eterno lunedì attraverso queste restrizioni. E quindi è una doppia, come dire, punizione. Capiamo perfettamente il problema sanitario, però voglio dire, forse si doveva trovare il giusto equilibrio. Si spera, insomma, entro un paio di settimane che la situazione... Incrociamo le dita. Noi stiamo qui nel rispetto delle regole, perché è giusto rispettare le regole, però è anche giusto dimostrare che ci sono dei problemi. Grazie. A lei.